Oh, che uomini bellissimi ho incontrato, i cugini di campagna, ciao! Stiamo aspettando la scialuppa per poter andare a cantare un attimino e poi saremo. Ciao Serena, ciao, ciao. A tutti i telespettatori. Ma che belli che siete, che cosa avete preparato per questa 24esima Befana del Poliziotto? Mancare anima mia, certo. Abbiamo anche altre cose comunque, anche la nostra terra che è fatta dalle parole del Papa, poi Ivano ne sa di più. Mamma mia, non l'avevo mai visto, lui è veramente biondissimo, sì. Io non vedevo l'ora di conoscerti dal vivo per vedere che tonalità di biondo tu sì, avessi. Un po' più maschile, diciamo, anche per non sembrare già. Potresti consigliare qualcosa, non so. Ma che ne so, Silvana si fa... A parte gli scherzi ragazzi, io adesso lascerò tutto qua, mollerò tutto, mollo cameraman, fotografo e quant'altro e vengo su perché piangerò quando voi canterete appunto i vostri pezzi, ovvio. Un bel periodo natalizio, siccome abbiamo fatto questa cosa insieme a Catalano, il grande amico Enrico, che oggi mi ha tradito perché ha detto vieni che c'è la festa di una forza, sai, cielo, mare, terra, e io pensavo che era la festa dei marinai, allora ho detto vestiamoci da marinai, e invece era la festa della polizia, va bene, uguale, dai, siamo perdonati, anche perché ci piace giocare e noi siamo come qui qua. E allora, siccome sono le feste per i bambini, vorrei dire una cosa seria, cioè io lo so che qualcuno non sono andati a messa nel periodo, allora anticipiamo un qualcosa di mistico, così per dare un augurio veramente sentito a tutti quanti, una cosa che facciamo insieme. Cosa? Sì, dai. Mi unisco a voi, dai. Grazie mille.